centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Seeds, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Qualche diritto, il diritto dell'ammalato. Avete capito benissimo che io sto parlando con la dottoressa Maria Grazia Cimino. Buonasera. Dottoressa Cimino, io so che si occupa del servizio, di questo servizio che è molto importante, il diritto per gli ammalati con il Tribunale dei diritti dell'ammalato. A quanto pare ci sono delle novità? Io non ti chiedo neppure adesso che cosa sei, perché io ti ho lasciato come vicepresidente per quanto riguarda la regione siciliana. E adesso? Quando ci siamo lasciate, io ero il segretario regionale facente funzione per la regione Sicilia. Poi il congresso si è concluso, sono stati rinnovati gli organi statutari e io al momento sono localmente il coordinatore della nostra assemblea. Però a livello nazionale sono delegato nazionale della Sicilia. Quindi andiamo sempre più grandi, ci espandiamo. Divento anch'io più grande col tempo, quindi ci sta tutto che invecchiando. E poi io ho avuto l'incarico un po' molto complesso, perché è un po' la prima volta che lo svolgo, del coordinamento regionale della scuola di cittadinanza attiva. Quindi insomma... sono di cittadinanza attiva, ecco, mettiamola così, così facciamo prima. Scuola e cittadinanza attiva, quale attinenza? No, il nostro movimento, come ho avuto più volte modo di spiegare, si articola in un sistema di reti, cioè la tutela dei diritti passa attraverso le diverse reti che si occupano di particolari diritti. Se parliamo della tutela della salute, è chiaro che la rete che scende in campo è quella del Tribunale per i diritti del malato. Se parliamo delle politiche dei consumatori, abbiamo i procuratori dei cittadini. Se parliamo della giustizia, abbiamo l'area della giustizia. Quando parliamo di tutti i problemi che riguardano la scuola, scende in campo, come piace dire a me, la rete della scuola di cittadinanza attiva. Pertanto avete un po' la mano ovunque per poter organizzare. Mi fa piacere. Mi pare che avete organizzato qualcosa di carino per quanto riguarda il nostro reparto di ostetricia e ginecologia per San Giacomo d'Altopasso. Un reparto, fra l'altro, che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda il nostro ospedale, malgrado sempre la carenza dei medici che ci sono. Sì, abbiamo delle persone veramente che sono davvero in gamba, che fanno di tutto e di più. E tu hai avuto una bella iniziativa. Sì, abbiamo voluto fare anche quest'anno, perché non è la prima volta che il Tribunale dei diritti del malato prende queste iniziative, un piccolo omaggio a tutte le mamme che decideranno di far nascere i loro bimbi nel nostro reparto.
Si tratta di una cornicetta molto carina, simpatica, che consente di inserire la prima foto del bimbo o bimba appena nato, proprio fissare quel momento che è delicatissimo, dolcissimo, poi ricorderanno tutta la vita. Io non l'ho mai avuta la mia fotografia al momento della nascita, penso che neanche. No, io non ce l'ho neppure, no. Oggi i tempi sono cambiate le tecnologie. Comunque, questo ci è sembrato una cosa graziosa, ovviamente con tutte le autorizzazioni del caso, la cornicetta può essere messa in verticale o in orizzontale e resterà un ricordo del passaggio. E avete anche il fotografo a disposizione? Vabbè, no, adesso no, il fotografo. Perché se dobbiamo mettere la foto dentro. Ormai si sa che ci sono sistemi molto più semplici per poter fare le fotografie. Quindi ci sarà il papà come al solito pronto a fare la foto. Voi darete la piccola cornice che sarà un ricordo. All'interno. E invece qualche anno fa avevo fatto delle bomboniere, non so se lo ricordavamo, delle bomboniere con dei piccoli gadget da dare alle mamme, sempre in questa occasione, per tenere sempre accesa, oltre che per il piacere appunto di dire grazie a queste mamme quando si può fare, perché ovviamente non è sempre una cosa che si possa realizzare in qualsiasi circostanza, però soprattutto per tenere sempre accesi i riflettori su questo nostro reparto, perché a noi sta a cuore, chiaro, tutto il presidio San Giacomo d'Alto Pasto, ma con il reparto di ostetrici abbiamo così un sentimento particolare. Anche perché mi pare a servizio di Palma di Montechiaro, ma Ravanuso. Sì, ma vengono da tantissime cittadine vicine e lontane. Scusate, con il cambio della temperatura anche la mia voce subisce qualche cambiamento. E vengono da diversi centri della nostra provincia, fuori provincia, richiamate proprio dalla professionalità dei nostri operatori, ai quali va rivolto sempre un plauso per quello che hanno fatto, che stanno facendo e che continueranno a fare, nonostante le difficoltà. Noi lo diciamo sempre, c'è stato recentemente anche il presidente della commissione dell'ARS che ci ha assicurato che attraverso la risoluzione l'assessorato farà quello che deve fare per mettere l'ASP nella condizione di colmare i vuoti di organico, tutte queste cose le apprezziamo. Non riesco a capire perché siano stati spostati dei medici dal nostro reparto e inviati in altre strutture e mai reintegrate. Questo ancora io francamente non l'ho capito perché sia successo, però purtroppo è successo. E poi vogliamo, e l'abbiamo di nuovo sottolineato, che si riprenda con la metodica del parto col sorriso. Ecco, che cos'è questo parto? La gente lo sai che è curiosa di conoscere questo metodo, insomma, questa possibilità, la gente vuole sapere di cosa si tratta. Intanto, io cercherò di dirlo a grandi linee, perché quando si parla di problemi sanitari devono sempre parlare gli esperti, non quelli che esperti. Però per sommi capi possiamo far capire. Per sommi capi possiamo dire che il nostro responsabile del reparto, il dottore Luigi Licalzi, con la sua bellissima equipa, ha dato vita appunto a questa metodica, che è una forma di parto indolore. E tra l'altro va ricordato che il parto in analgesia, cioè in assenza di dolore, rientra nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, quindi è un diritto che hanno le donne a poter scegliere la modalità con la quale. Una volta era impensabile avere era impensabile. Ora c'è questa metodica che è più, diciamo, come dire, è più facile da eseguire per il fatto che non richiede la presenza di anestesisti. Ah, quindi non c'è anestesia? No, è una sorta di miscela di gas, e torno a dire, non vado oltre nel dettaglio perché non è il mio compito, che può essere gestita direttamente dalla signora, quindi non c'è bisogno di persone che intervengano per lei. D'altronde questa tecnica si usa soprattutto negli studi dentistici, per interventi odontoiatrici. Che non dà nessun rischio per quanto riguarda il bambino, infatti, la gestante. Dice proprio questo, che non comporta rischio né per la mamma, né per il bambino, né per il personale che sta attorno, perché anche di queste cose ci dobbiamo occupare. Ecco, sembrerebbe tutto così semplice, così naturale, così spontaneo, e di fatto, mi si consenta di dirlo, è così, anche se non sono l'addetta ai lavori, e nonostante questo è stato sospeso. Per quale motivo?
L'ASP, tra l'altro, si era impegnata a renderlo applicabile anche negli altri presidi. Ultimamente il dottore Pullara si era impegnato perché ritornasse la possibilità di avere il, cioè ritornasse, che si portasse avanti questa tecnica. La sesta commissione si è pronunciata anche su questo, perché è chiaro che la novità, il desiderio di poter condurre, partorire senza dolore, non so se vi spiego. Rimane sempre uno dei momenti più importanti e comunque sia più dolorosi della vita di una donna. Se si può in qualche modo rallentare, diminuire, insomma cercare di creare le condizioni favorevoli perché sia un po' meno doloroso, insomma non sarebbe una cattiva idea, oh, no? Da questo punto di vista. Mi pare anche giusto. E allora su questo senso, su questo punto si è pronunciata, come dicevamo prima, la sesta commissione con la sua risoluzione, però non si capisce perché sia stata sospesa. Mi domando, ci sono problemi organizzativi? Ci sono problemi sanitari, ci sono problemi amministrativi. Sono tutti punti interrogativi, domande che ci poniamo senza sapere il perché. Risposta. Questo però, veramente, infatti io appena avrò l'opportunità di rincontrare il commissario Zappia, ritornerò su un argomento proprio, come si può dire, in presenza, perché finora ci scambiamo soltanto messaggi, note, ed è sempre molto difficile cogliere anche le sfumature di certe cose, capire perché. Sarebbe ovviamente questa un ulteriore stimolo per attirare altra utenza, no? E quindi rendere il nostro reparto quella, diciamo, quell'eccellenza che è stata anche tanti anni fa. E poi è vero che già è un reparto d'eccellenza quello della... Sì. Della ginecologia. Tanto abbiamo la sala parto più sicura di tutta la provincia, quindi insomma poi è così grazioso, pulito, gioioso, il personale sempre sorridente, veramente loro sempre col sorriso, devo dirlo, e fa piacere. Quindi cerchiamo in tutti i modi di sostenere, di difendere queste conquiste, perché sono state delle vere conquiste, anche se dobbiamo dire abbiamo iniziato un percorso di cambiamento della sanità in generale. Non so se voi abbiate già trattato il tema del piano nazionale, famoso PNRR, ne avete trattato? No, non l'abbiamo ancora trattato perché tu non sei venuta a parlarne. Allora quando ne verrai a parlarne, allora lo tratteremo. Signore, ci fermiamo un attimino con la pubblicità, dopodiché ci risentiremo con un altro argomento molto importante che riguarda la prevenzione dei tumori. Pensate un po' che cose importanti che sono, ma di questo ne parleremo dopo. Grazie. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia, con la System Color si può. Centro Commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro Commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Bene, amici carissimi, ci siamo lasciati per qualche minutino, adesso andremo a parlare con la dottoressa Cimino. Io mi piace sempre parlare di prevenzione, perché la prevenzione è molto importante, perché come si suol dire è meglio prevenire che curare. Cosa state facendo, Maria Grazia, per quanto riguarda la prevenzione dei tumori? Cercherò di essere molto sintetica perché l'argomento perché è molto, è molto piccolo, limitato. Sì. Prima di tutto, il 27 di aprile di quest'anno si è costituito presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico che ha come scopo quello di elaborare il piano nazionale di prevenzione oncologica, e cittadinanza attiva fa parte di questo tavolo, quindi è già un dato importante.
cos'altro facciamo? Devo fare una piccola premessa, cercherò di essere velocissima. Si parte dal presupposto, che cioè dalla constatazione che le malattie oncologiche purtroppo fanno ancora oggi tantissima paura. Costituiscono la seconda causa di decessi nella nostra isola, poi con la crisi pandemica abbiamo visto quello che è successo e non è stato possibile fare tanta prevenzione, e tanti decessi sono avvenuti proprio per persone affette di queste patologie. Si crea un'autentica esigenza di salute pubblica che in qualche modo il nostro servizio sanitario regionale deve affrontare e risolvere. Quindi è con piacere che noi annunciamo la nascita in Sicilia, non è di questi giorni, chiaramente, della rete oncologica siciliana. Uno strumento importante che intanto pone la Sicilia a livello di tutte le altre regioni d'Italia. Secondariamente questa rete cosa deve fare? Deve individuare quelle strutture che sono potenzialmente le più idonee a fornire prestazioni di alta qualità nel territorio siciliano. Quindi sono partiti i dipartimenti, stanno partendo i nuclei multidisciplinari oncologici, sono stati completati i famosi percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, i famosi PDTA per 4 categorie di malattie molto gravi e serie, il tumore del colon retto, dell'ovaio, della mammella, della prostata. Questo percorso significa proprio prendere in mano, prendere in carico e portare per mano, come molti correttamente dicono, questa persona che all'improvviso diventa fragile, sia dal momento che riguarda la prevenzione, perché bisogna partire da lì, dal momento della diagnosi, fino ad arrivare poi alla completa, noi speriamo, risoluzione del problema. In questo scenario certamente che ha migliorato anche dal punto di vista culturale, perché si è verificata un'inversione di tendenza. Fino a qualche tempo fa la fuga dei malati oncologici dall'isola era veramente una fuga molto imponente. Ora invece, fortunatamente, grazie a questa nuova costruzione sanitaria, chiamiamola così, si è creata questa inversione di tendenza, per cui fortunatamente i malati restano nell'isola, perché è giusto che siano curati nella loro isola. Questo è molto importante. Nel si è cercato sempre l'eccellenza. Ma le eccellenze ci sono anche nel nostro territorio, infatti si sta strutturando. Il coordinatore di questa rete è il professor Adamo, che è dell'ospedale Papardo di Messina. Ci sono delle equip importanti. Il cambia proprio, diciamo, culturalmente, ecco, c'è anche un passaggio culturale che cambia e che va sottolineato. Che cosa voglio dire ora io? Intanto preciso che l'affermazione che farò la farò in maniera molto, come dire, pesando le parole, perché io non sono un medico e non dovrei trattare argomenti di questo genere, però è molto importante per dire quello che facciamo noi. Grazie alle conquiste della scienza si sta andando verso quello che una volta era il modello istologico, basato sulla valutazione della terapia prendendo in considerazione la sede primaria del tumore, no? Questo è il primo. Ora si va verso lo studio delle caratteristiche molecolari del tumore, quindi indipendentemente dalla sua localizzazione. Questo che cosa consentirà? Consentirà di fare una sorta di carta d'identità del paziente, al quale verrà applicata la terapia più appropriata, perché tutti siamo diversi. Ognuno di noi può avere delle malattie croniche che per le quali... Ma questo avviene attraverso un esame del sangue? Si fanno degli esami, dei test molecolari, dei test molto approfonditi, e appunto questi test qua... Vanno a individuare questa, come diciamo, la situazione molecolare della patologia. E sulla base di questa indagine poi si può applicare una terapia personalizzata. Ecco dove voglio andare. Ma questo lo possiamo avere in Sicilia? Certo, sono i laboratori, ci possono essere centri specializzati. Per questo noi abbiamo fatto adesso e diffuso un questionario. Non so se abbia raggiunto la maggior parte dei cittadini, spero di sì, perché l'unico modo che ho io per comunicare e trasmettere questi questionari è soltanto farlo attraverso i media locali, attraverso la nostra assemblea territoriale. È un questionario, come sempre, anonimo, volto proprio a capire
cosa, quanto sappiamo, quanto conosciamo di questa patologia, di questo, diciamo, cambiamento che sta avvenendo nell'indagine, nella valutazione della terapia. Io mi auguro che ci sia una risposta, diciamo, buona, vorrei come dire si può, ottima. Come si può accedere a questo tipo di... No, adesso io questo non esattamente volevo soltanto dire che la medicina personalizzata è una conquista che il nostro movimento aveva già anticipato nel 2002 con la Carta Europea dei Diritti del Malato, dove sono contenuti 14 diritti che sono stati accettati dall'intera comunità europea, e al 13° e al 12° articolo è proprio previsto il diritto a un trattamento personalizzato. Ogni individuo ha diritto, si sancisce in questa carta, a programmi diagnostici e terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali, il trattamento personalizzato. Per arrivare a ciò però ci sono degli ostacoli, ci sono, mi stavi accennando anche tu correttamente, per questo nel 2019 il nostro movimento ha prodotto un manifesto proprio sulla medicina personalizzata, per chiedere che i test di laboratorio diretti a cogliere queste mutazioni di cui dicevamo, che sono sconosciute, quindi la gente non rientrino nei LEA, intanto per cominciare, in quei, cioè, famosi livelli essenziali di assistenza che lo Stato, attraverso le sue articolazioni nazionali e regionali, deve riconoscere necessariamente al cittadino, e deve riconoscere, e soprattutto vengano uniformati anche i costi che poi le varie regioni dovranno sostenere o vedersi rimborsati. Quindi, perché sono partita quindi da questo discorso del cambiamento di passo per quel che riguarda dal modello, chiamiamolo così, istologico a quello delle caratteristiche molecolari, proprio per arrivare alla medicina personalizzata, un tema che è stato da noi affrontato nel 2002, quindi immaginiamo, e per il quale occorre ancora fare dei passi in avanti per rendere questi test diagnostici disponibili per tutti, diventino autenticamente... Quindi momentaneamente, fra le righe, io capisco che chi vuole questo tipo di accertamenti deve pagarli. Deve pagarli. In certi, luoghi sì. In certi luoghi sì. No. Ora, torno a ripetere, un argomento prettamente scientifico, e io mi fermo soltanto rappresentando quelli che sono stati i nostri passaggi. Scusami, però ti volevo chiedere, perché è giusto conoscere i vostri passaggi, però è giusto capire anche come si deve comportare chi vorrebbe fare questo tipo di accertamenti. Sarà il medico di famiglia di indirizzarci a questo tipo di esami? Sempre il medico di famiglia. E poi ricordiamoci che ci sono questi famosi percorsi diagnostici di cui dicevo prima, che prendono in carico, proprio che portano per mano il soggetto dal primo momento fino al completamento allo svolgimento della sua patologia. Quindi il percorso, e vorrei aggiungere, nel momento in cui poi si andrà a realizzare questo nuovo piano previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha messo a disposizione dell'Italia un'ingente somma di denaro, abbiamo 200 miliardi quindi di euro. Quindi ci sono delle possibilità che si possa riuscire ad avere questo. Di questi miliardi ce ne sono una parte che sono allocati per la sesta missione, che è quella della sanità. Noi andremo incontro, sintetizzo così per il piacere di concludere il discorso, ad una rivalutazione, un rinnovamento dell'assistenza territoriale, e avremo le case della comunità, dove verranno prevalentemente seguiti i pazienti cronici. Quanti esami devono fare i pazienti cronici, controlli e via dicendo. Avremo l'ospedale di comunità, che dovrebbe essere realizzato sui 50-100 mila abitanti,
avremo l'infermiere di comunità che l'abbiamo richiesto, ne abbiamo parlato nel corso della nostra esperienza tantissime volte perché è fondamentale, sarà rinnovata l'ADI, ci sarà un cambiamento totale nella nostra Insomma, sanità. Ci sono dei programmi veramente belli quelli che ci stai proponendo. Però bisogna stare sempre molto attenti perché chi dovrà realizzare tutto ciò sono prevalentemente le regioni. Quindi noi abbiamo chiesto proprio recentemente che venga istituito un osservatorio civico regionale per controllare come si organizzerà tutto ciò, perché sulla carta è bellissimo, ci sono i fondi, ci sono i fondi. Da dire al fare c'è di mezzo il mare. Per le macchine, per i macchinari, quante volte abbiamo sentito dire non ho fatto la TAC perché era rotta. Perché, ci sono i fondi per poter sostituire le apparecchiature obsolete. Tutto dipende sempre dalla politica, c'è poco da fare. Ma anche dal cittadino, dal cittadino è importante, deve... Si impegna a chiedere, però non sempre viene ascoltato. Peccato che non abbiamo tempo per parlare di questo importante progetto degli attivatori civici. Mannaggia, ma con te non c'è mai un tempo che basta, perché tu sei un vulcano di iniziative e sono iniziative che ci piacciono. Abbiamo capito, c'è chi fa dei salti molle. Devo chiudere. E comunque io ti devo ringraziare per tutte queste informazioni e speriamo che si possano portare a termine perché sono veramente dei progetti favolosi. Allora, Stateci vicini. Ecco, a questo punto ringrazio la dottoressa Cimino, ringrazio voi per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. E scusate se alcune volte sembriamo che di palo in frasca e chiudiamo. Dobbiamo correre. Dobbiamo correre. Il tempo è breve. Arrivederci alla prossima. Centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo! Se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può.